Il ponte di comando è il luogo dal quale il comandante governa la nave, grazie all'ausilio di una serie di strumentazioni e alla sua esperienza. Il radar permette di individuare gli ostacoli, anche di notte o in condizioni di scarsa visibilità, e l'AIS, Automatic Identification System, fornisce i dati che identificano le altre navi, dotate dello stesso strumento, presenti entro un raggio di 20 miglia. Un ecoscandaglio single beam misura la batimetria, ossia la profondità del mare, un dato che è riportato anche nella cartografia elettronica. Questo prezioso strumento mostra l'esatta posizione della nave e altre informazioni importanti anche per le attività di ricerca marina, come la presenza di zone interdette alla navigazione o con divieto di ancoraggio. La conoscenza dell'esatta posizione della nave oceanografica è fondamentale per consentire ai ricercatori di eseguire i campionamenti e le esplorazioni del fondo marino nei punti prestabiliti. Per questo il comandante riceve in tempo reale, su un monitor dedicato, precise informazioni dal laboratorio di robotica e acustica sui siti di campionamento o sulle linee da seguire per i rilievi batimorfologici effettuati con il multibeam o con il side scan sonar e sulla posizione del ROV rispetto alla nave, in modo che l'Astrea possa rimanere il più vicino possibile ai veicoli filoguidati durante le immersioni. I comandi elettronici dei motori principali, con l'ausilio dell'elica di manovra prodiera, permettono infatti al comandante di compiere movimenti precisi e regolare l'andatura della nave in base alle necessità.